L'idea appunto è l'inizio di una serie di incontri sui temi che entrambi, soprattutto Sisley con la sua mostra, affronta, e quindi mettersi in confronto con altri artisti, altri teorici, altri personaggi della cultura che dialogano sui temi dell'identità, della clandestinità, della migrazione, che sono i temi chiaramente che Sisley ha affrontato nel suo lavoro e che mettiamo in confronto con gli altri artisti. Ma la cosa importante, soprattutto questa sera, è capire, partire su questo confronto, su un approccio che vede l'arte affrontare questi temi, temi molto difficili da affrontare perché estremamente complessi. Senza cadere nell'ovvio, senza cadere nel sentimentale, senza cadere nello scontato, nel didascalico. E sono entrambi gli artisti che abbiamo qui stasera, hanno questa grandissima capacità di affrontarli con l'arte, con il linguaggio dell'arte, con qualcosa che scarta dal documentaristico, che scarta appunto, da un approccio sentimentale o anzi sentimentalistico, direi, e non sentimentale perché c'è anche quello, e lo fa con una leggerezza, ma con un'intensità e con una forza che molto spesso parla molto di più e molto più direttamente alle nostre coscienze, alla nostra mente, piuttosto che tutti i trattati, tutti i documentari, tutte le immagini televisive che abbiamo ormai di fronte agli occhi quotidianamente e che con anche il rischio che diventino qualcosa di normale, di qualcosa che non ci tocca neanche più, qualcosa che passa di fronte ai nostri occhi senza che ci soffermiamo. Ecco. Credo che stasera ne avete avuto un esempio assolutamente straordinario, e così come nella mostra di Sisley ci sono molte delle opere che ci parlano di questa dimensione. Anzi, mi era venuto in mente proprio un parallelismo fra questo film e una delle opere in particolare che c'è nella mostra di Sisley, perché nella mostra di Sisley c'è questa grande installazione di una stanza completamente al buio, a cui per accedervi bisogna entrare e al visitatore viene consegnato un piccolo accendino. E il visitatore non sa assolutamente che cosa c'è dentro la sala, quindi entra e piano piano accende il suo accendino e piano piano inizia a girare per la stanza per capire che cosa c'è. E alla fine della stanza, dopo vari tentativi di capire che cosa c'è nella stanza, si trova di fronte ad un'immagine, a una fotografia di un uomo che chiaramente viene da extracomunitario, addormentato, semplicemente un ritratto, un volto che dorme, ecco. Questo mi ha fatto pensare all'idea dell'occhio pigro del film di Rosi, perché è la capacità dell'arte di farci avvicinare, di portarci in prossimità del diverso, in prossimità dell'altro, in un modo assolutamente naturale, in un modo assolutamente intimo. Ed è un avvicinamento che ha una forza molto straordinariamente più forte di qualsiasi altro processo di avvicinamento, perché parla direttamente alle nostre coscienze. Questo è un metodo che fa parte sicuramente di un metodo proprio di affrontare questi temi che credo, e questo arrivo qui al primo tema di cui volevo parlare con entrambi, fa parte di un'esperienza personale, cioè il tema non viene trattato semplicemente da un punto di vista distaccato, da un punto di vista teorico o in qualche modo astratto,
ma fa parte di un percorso, di un processo, di un percorso personale, di un'esperienza personale. Ecco, partirei con Gianfranco e gli chiederei appunto come è nato e come anche, io ricordo l'altro film, Il Sacro Graal, e credo che molte, ci sono molte relazioni con questo che abbiamo visto stasera, ecco come, come avviene il processo di avvicinamento all'oggetto di cui tratti e come questa esperienza personale entra proprio nella, nella tua pratica. Intanto buonasera a tutti. Dunque, come tutti poi i miei lavori, nascono sempre dagli incontri, è fondamentale l'incontro, ed è fondamentale poi quello che a me piace chiamare come trasformazione di un luogo e come così, anche sottrazione delle informazioni, e poi la struttura che viene dopo nel montaggio. Quindi ci sono questi tre processi fondamentali: c'è l'incontro, c'è la trasformazione della cosa, c'è anche il trasferimento poi di un luogo all'interno dei personaggi, e poi c'è la decisione della luce di come girare il tutto. Infatti nel mio film, come potete, come avete visto, ci sono le nuvole e c'è il buio. Anche nel film c'è il buio, tutta la parte dell'arrivo dei migranti, le cose, sempre stato girato di notte, forse perché la notte ti permette di mantenere anche un'intimità e una distanza allo stesso tempo, e la luce, questa copertura che hai, ti protegge da una sovraesposizione e da qualcosa che va anche al di là del rapporto più intimo. Qualcuno mi ha chiesto come mai ci sono sempre le nuvole nel tuo film, e penso che siano un po' dei protagonisti nel film, sono come il coro greco nella tragedia, no? Il coro che è presente e che richiama, evoca qualcosa che però non fa parte poi della narrativa, ma fa parte di un qualcosa che supporta poi la narrativa. Quindi questi per me sono gli elementi fondamentali. Quando c'è un incontro con un luogo, poi questo luogo si deve trasferire all'interno delle persone, dei personaggi che poi scelgo per il film. E poi inizia il rapporto, la fiducia che tu instauri con i vari personaggi, e lì si trasforma, perché nel momento in cui c'è la cinepresa cambia tutto, cambia la relazione, cambiano i rapporti, e questo corpo estraneo diventa un trasferimento di emozioni reciproche. Perché quando dicono che io sono un regista invisibile nel mio film, è semplicemente una cosa sentimentale quella, perché non è assolutamente così, perché c'è una interazione sempre molto forte e costante col soggetto e con quello che è, così, con la relazione che si crea. Sì, questo è assolutamente evidente, anche nel metodo in cui è nato questo film, che leggevo che ha anche una lunghissima permanenza hai avuto una lunga permanenza sull'isola e hai avuto modo proprio di entrare. La permanenza, visto che si parla di identità, fa parte proprio di un tentativo di aderire e di dimenticarti del tuo passato, di quello che hai fatto prima, e di creare un nuovo rapporto con le cose, con un luogo e con i personaggi. Quindi ho bisogno di un lungo periodo, prima di tutto, di capire come gestire tutta la struttura del film e l'eventuale racconto del film, che poi è sempre improvvisato perché non c'è nessuna scena scritta nel film. Però senza poi quel rapporto di vicinanza, dove io di solito non giro, perché sono stato più di 3 mesi a Lampedusa senza tirare mai fuori la cinepresa, e entrando in maniera veramente molto, molto intima e molto forte in questa nuova identità, no? Che uno si crea e che cerca di assorbire e far propria. E quindi c'è questo periodo iniziale in cui c'è un confronto con le cose, dopodiché uno deve arrivare all'essenza di qualcosa, e finché non arriva quel momento fondamentale dove tu decidi, che è molto intimo, è piccolissimo e sta dentro di te, e da lì poi nasce tutto. Senza quel momento lì non riesci a capire dove mettere la cinepresa e dove creare il tuo punto di vista. Quindi è come un'attesa per arrivare a quel momento, a quell'intuizione da cui poi nascerà tutto il film, anche in maniera a volte subconscia. Certo. Ecco, questi sono veramente i processi che stanno alla base dell'arte, perché tutto nasce sempre da
da un rapporto personale, da un'esperienza personale che non è autobiografica, ma diventa poi universale rispetto all'esperienza che si è vissuta. Sisley, tra le varie opere che sono presenti in mostra, ce n'è una che fa parte proprio dei suoi inizi, del 97, se non sbaglio, che è il Padiglione Clandestino, che un po' racconta anche qui un processo personale che poi diventa universale. Ce lo vuoi raccontare? Quando pensavo per confrontare me stesso con l'arte, oppure cercare a capire me stesso, che ancora non capisco nemmeno ora, per confrontarsi col tempo in qualsiasi momento, quando credo molto che la sensibilità cambia ogni secondo, quest'opera nasce proprio dall'esigenza della sopravvivenza, come ora in questo momento ancora lo vedo un processo artistico, oppure un procinto di un'evoluzione, se esiste, ma più un'intuizione, anche un qualcosa di primordiale, di un istinto. Questo lavoro nasceva proprio dell'idea, siccome io personalmente vengo da Kosovo, faccio parte di una cultura dell'immigrazione, e allora per me era molto importante che l'opera che ho pensato per proporre, per esempio, in Biennale, era proprio dell'esigenza di essere presenti, non tanto come un individuo, però più una questione anche del sistema dell'arte in cui io non conoscevo, non conosco nemmeno oggi, ma più per confrontarsi, di essere presenti. Mi chiedevo semplici le domande: com'è possibile che Lussemburgo, con 200.000 abitanti, c'ha dei padiglioni, c'ha l'arte, e invece India, con 1 miliardo della gente, non ci sono artisti, oppure Nigeria. Però mi sembrava che tutti gli altri sono idioti, invece questi sono veramente persone molto più colte, perché loro possono dare molto di più degli altri. È una domanda che mi poneva, però non avendo anche Albania, perché io sono del Kosovo, albanese del Kosovo, allora per me era molto importante che creavo questo padiglione clandestino albanese che entrava dentro e che camminavo, che il mio corpo diventava proprio un'architettura mobile. Non volevo sfuggire all'architettura, però volevo giocare, cioè diventava il corpo mio come un'architettura che cercava un gioco leale. Questi 3 giorni sono entrato tra un padiglione coreano e russo, ho scavalcato, ero ancora studente in Accademia delle Belle Arti a Firenze, e c'era una mia amica che siamo messi d'accordo così, perché lei mi seguiva, ma una cosa per 3 giorni. Ho dipinto la maglietta dell'Albania dentro il mio corpo, e c'era dentro il zaino una partita di calcio che avevo registrato tra Italia e Polonia, credo, che giocava Baggio, Zola, erano 3-1, 3-0. E allora, così camminando con questo zaino, dopo 3 giorni, io poi torno a Firenze, e la cosa che... Quando torno, io vivevo in casa dello studente a Careggi, a Firenze, e la signora che vendeva giornali mi dice: ah, ma ti ho visto sul giornale. Io ho detto: ah, sì, sei. Ah, guardate, è una rivista Oggi. È una rivista insignificativa, ma che parlava malissimo dell'arte. Malissimo, perché era una biennale di 97, credo, di Germano Celland, in cui diceva: miseria, c'è anche addirittura profughi, e addirittura c'è un clandestino che cammina. Allora, questa opera, soprattutto l'impegno mio personale come oggi, è come una sfida, ma soprattutto di una presenza, di una sfida con me stesso, col tempo. Quando penso all'attitudine dell'opera oppure dell'arte, penso come un qualcosa irrazionale. Allora, a tal punto non volevo giocare assolutamente in una maniera sicura, insicura, e creare qualcosa di anche sfidante con se stesso.
Ecco, nasce esigenza di sopravvivenza, come ora in questo momento c'è ancora in continuo, perché per me quando vedo delle opere che stiamo parlando mi sembra come non le ho fatto io, sono qualcosa di un altro mondo. Però quando mi fai tornare, sì. Beh, su questo tema ovviamente Sisley ha fatto molte altre opere e ha questa particolarità e questa grandissima capacità di parlare di questi temi anche da un punto di vista di una leggera ironia, anzi qualche volta diventa addirittura un sarcasmo, ma entrambi, anche qui volevo confrontarmi con loro, lavorano su un aspetto specifico, che è quello dell'immagine, ovviamente, essendo degli artisti, ma delle immagini che sono all'interno della nostra cultura, del nostro bagaglio culturale, che quindi noi riconosciamo. Nel film di Gianfranco io ho immediatamente riconosciuto tutta una serie di riferimenti della storia dell'arte, anche cioè c'è proprio la costruzione di queste immagini che fanno riferimenti veramente alla grande storia dell'arte mondiale, ovviamente più riferita al mondo occidentale. Adesso senza andare nello specifico, ma ecco, questo volevo chiederti: qual è la tua relazione con la storia dell'arte, con l'immagine e con la costruzione dell'immagine nel momento in cui è uno strumento per far passare in modo estremamente efficace dei contenuti e dei messaggi che altrimenti sarebbe molto difficile da far passare in questo modo? Sembra paradossale, però io non ho un rapporto così vivido con la cinematografia, con l'immagine. Per me non è importante, quando io filmo non è mai importante avere dei riferimenti, sono sempre dei momenti molto precisi che avvengono lì, davanti, nel momento in cui tiri fuori la cinepresa e non c'è qualcosa di precostruito, di prestabilito. È più importante, secondo me, dar retta a quello che dicevo prima, che sono queste sensazioni. Io mi ricordo a New York, ebbi la fortuna di incontrare Louise Bourgeois e andai al suo studio. Avevo 25 anni, 26 anni, studiavo alla scuola di cinema e mi ricordo entrare in questo studio meraviglioso, dove c'erano tutte le sue opere, le sue cose. A un certo punto lei mi fece vedere una cosa di Pongo e dice: tutto nasce da questo piccolo coso. E gli chiese: cosa c'è dietro qui? Dice: io ricordo la sensazione, c'è sempre la sensazione di quello che voglio, ogni volta c'è un riferimento ed è lì, perché la prima volta che l'ho tenuto in mano, l'ho tenuto per una giornata, ho dato come un'impronta di me in quel pezzo di Pongo che avevo in mano, poi l'ho lasciato sul tavolo. Ho detto: tutto questo che ho trasferito lì deve essere sempre presente nelle mie opere. E quindi c'è qualcosa di una sensazione molto forte, che non è facile per me trascrivere, scrivere, o anche quando sto filmando, razionalizzarla, no, in qualcosa, avere dei riferimenti. Però è importante ogni volta creare quella sensazione, senza quella sensazione non riesci a costruire una storia, non riesci a relazionarti con un luogo, e non riesci a relazionarti con un possibile film, perché poi quando inizio il film mi devo svuotare di tutto il passato. Ogni film è il primo e l'ultimo film che faccio, quindi mi dimentico dei film passati e inizia come una nuova esperienza. Nel momento in cui inizio non so mai dove mi porterà il film, perché è una costruzione, una scrittura che avviene giorno per giorno con gli incontri che faccio, con i personaggi che faccio, però è fondamentale che ci sia sempre questa relazione con una sensazione che è molto fisica, è molto precisa e mentale. Quindi non c'è mai poi una costruzione precisa. Quando io metto la macchina per iniziare a girare è sempre un'improvvisazione. Il fatto di essere da solo mi aiuta molto, perché riesco a trovare il momento in cui è giusto iniziare a girare, avere rapporto con
quello che sto girando, e poi come le cose avvengono quasi da sole per partenogenesi, dico sempre. Infatti a me sembra che questo film si sia come costruito al di là della mia volontà. Sì, diciamo, quindi torniamo al concetto. Però è importante svuotarsi delle cose che hai fatto prima e perdere i riferimenti col passato, secondo me. Adesso ero a Helsinki e era un festival bellissimo che si chiama Midnight Something Festival dei fratelli Karismaki, e lì hanno fatto vedere anche Sacco Gra, e quindi sono dovuto andare a un incontro dopo il film, e io non ricordavo assolutamente più nulla del film e ho dovuto affrontare le domande del pubblico come se fosse veramente la prima volta, e avevo dimenticato tutto, non ricordavo più le sequenze, le scene, le cose, perché in quel momento c'era un altro film nella mia mente, quindi spero di dimenticarmi presto di questo per affrontarne un altro. Quindi è importante poi svuotarsi in continuazione del passato. Beh, sì, sopra. Però mai dimenticarsi di quella sensazione primordiale, no? Che può essere un momento che tu ti porti dietro e cerchi di portarlo poi in tutto il tuo lavoro. Sisley, cosa il tuo approccio invece con questo, soprattutto in relazione a questa cosa che diceva Gianfranco? Con la storia. Sì, anche con appunto questo bisogno di avere comunque sempre una grande motivazione personale che ti spinge a. Sì. Io posso partire su una mia esperienza. Ho fatto un lavoro di un ritratto di un carabiniere, era a Piazza della Signoria, ancora ero comunque 98-99, e gli chiedo, facendo giustamente ogni anno permesso di soggiorno, mi svegliavo la mattina alle 4 di mattina, 5 di mattina per fare le file, come tutti. Comunque un'esperienza molto bella. Certe volte, sempre carabinieri comunque come una istituzione, anche un pilastro, diciamo, importante delle istituzioni, hanno comunque il suo ruolo, le sue difficoltà, ci sono anche le loro, diciamo, imperfezioni o perfezioni, come si può chiamare, anche nel comunicare. E poi sempre dice, ma aspetta, domani. Bene, giustamente certe volte dovevo partire, ma comunque non potevo perché domani. E avendoci a che fare di persona queste esperienze, ho pensato a fare un lavoro su questa autorità che è importante, su un'istituzione. E avevo fatto una foto di un carabiniere giovane, però lui, io gli ho parlato in inglese, perché sai, lì non li poteva fare le foto, pensavo come un turista, diceva, can I make a picture? Yeah, fa così. Lo faccio la foto, scatto, e una foto che poi l'ho sviluppato, l'ho ingrandito, è semplice, un mezzo busto, e l'ho intitolato Abbracciami forte. Allora, questa, perché per me, comunque come... avendoci a che fare direttamente tipo di persona con le cose, come l'ho trasformato anche la polizia, sala di attesa a Ghent, in posto lussuoso dove io porto anche una mia esperienza arrivando dal Kosovo, dove quando ero giovane ero anche un po' arrestato per le cose piccole, ma perché c'era un po' di transizione politico del tempo dell'ex Jugoslavia che veniva in qualche maniera andare verso, diciamo, delle separazioni. Bene, io credo su queste esperienze personali cercavo sempre di utilizzare una ironia sottile, non cadere in retorica, non diventare ridicolo in maniera, però portare rispetto, cercare in maniera trasformare insieme, creare un corpo nuovo, cioè rispetto verso altro, ma stesso tempo creare una nuova attitudine intorno al rapporto tra te e istituzione, oppure te e l'altra istituzione che presenta. Sì, un fatto di pensare come un'esperienza per me molto importante, fisica soprattutto, è qualcosa di che io vedo come un atto di sopravvivenza. Lo vedo così perché per me è una forma di sempre continua resistenza a me stesso.
E quando l'arte diventa un'esperienza, diventa sempre una resistenza, io sempre dico, io ho fame. Quando parlo di un fame, parlo di un fame di con me stesso, sempre in conflitto. E questo poi crea magari una narrazione oppure una poesia, che per me è molto importante, per confrontare comunque al momento dinamiche dello spazio, oppure anche le opere specifiche, quando penso, che non vuole assolutamente essere sequestrato di sentimentalismo, ma lo voglio confrontare in maniera che lo porto a tal punto che persone che condividono l'esperienza a tal punto, come può essere un'opera d'arte, oppure essere una fotografia, qualsiasi cosa, cercare di portare un'altra dimensione. Perché per me, io penso, quando si produce per una cosa in modo intuitivo, è questa forma della democrazia, se si può chiamare, perché poi a fine non so che cosa è democrazia, ma proprio del sentimento, del sentire, è fondamentalmente importante che tal punto, come un libro, come un film, che è una cosa solitaria, è straordinaria. È l'unica forma che secondo me la democrazia vera esiste, quando è un'opera d'arte che può essere, che trascende delle emozioni, che può essere anche non piace, va benissimo, ma è importante che trascende qualcosa. E a tal punto vuol dire c'è qualcosa che funziona, oppure c'è qualcosa di, che li puoi nutrire, anche in maniera negativa. Ecco. Che contrasto. E beh, a questo punto entrerei proprio... Perché la realtà in sé non è interessante, no? Se uno filma la realtà così com'è non è mai interessante, quindi... Esatto. O riesci a trasformarla in qualcos'altro, altrimenti, insomma, in caso del cinema uno fa dei film attraverso le cineprese fisse, no, fuori dai negozi. Quindi è fondamentale questo processo qui di trasformazione della realtà. Infatti, e quindi entrerei a questo punto proprio un po' più nelle tematiche, che sono anche l'argomento dell'incontro di questa sera, perché è stato molto interessante da entrambe le parti capire questi processi di trasformazione, che sono proprio quelli che riguardano la costruzione o la decostruzione di un'identità. Mi ha molto colpito il fatto che tu dicessi ho bisogno di completamente svuotarmi, dimenticare, perché questo è un processo che in qualche modo significa annullare una parte della propria identità per mettersi a disposizione, così come per diventare una sorta di cartina, di qualcosa di estremamente sensibile per trovare i punti poi da poter su cui poter costruire un percorso poetico, un percorso artistico, così come anche Sisley è esattamente lo stesso processo che hai raccontato. Ecco, entrando un po' più nelle questioni anche un po' politiche, anche se ovviamente queste opere parlano di questioni universali che sono comunque calate nella realtà e quindi calate in un contesto dove oggi la questione dell'identità, della migrazione, dei conflitti intorno a queste tematiche sono diventati drammaticamente centrali per tutti noi, nessuno escluso, cioè siamo tutti completamente coinvolti su queste tematiche, e forse proprio artisti che riescono a affrontare queste tematiche hanno una tale forza, una tale importanza. Ecco, volevo sapere, Gianfranco, come vivi l'attualità di questa cosa al di là appunto dell'aspetto artistico, dell'aspetto poetico. Insomma, oggi la vivo come tutti noi, credo. Stamattina mi sono svegliato alle 5, ho acceso la radio, perché poi la televisione non ce l'ho, e ho sentito la notizia terribile, no? Due settimane fa ero a Londra, ho presentato il film a Londra. Era anche strano che il film uscisse a Londra nel momento, due settimane prima di questo referendum, e quindi la notizia di oggi è come una sconfitta, perché chiaramente uno delle cose che ha fatto sì che questo referendum abbia avuto questo esito è sicuramente l'immigrazione,
e parlando con le persone, parlando che questo qui è stato uno degli argomenti sicuramente che ha portato a questo risultato, per cui vedo come una sconfitta enorme da parte dell'Europa, vedo una sconfitta da parte degli Stati, vedo una sconfitta da parte di un mondo che mi sembra capovolto in questo momento, dove non si riesce ad avere una politica che possa essere considerata tale, quindi come tutto sembra abbandonato a se stesso e nessuno in grado più di dare una direzione politica a tutto ciò. E, insomma, io ho incontrato la morte al confine dell'Europa, ho visto la morte, io ho capito cosa vuol dire la morte, queste persone non sono soltanto numeri ma sono individui. 20.000 persone morte negli ultimi 15 anni, 1.000 persone la scorsa settimana, e non poter far nulla sapendo questa tragedia che incombe tutti i giorni, queste persone che partono dalla Libia per fuggire a una tragedia e sanno che incontrano la morte, nessuno riesce a far nulla, quindi la trovo con una sconfitta terribile, la trovo con un buio verso il futuro che mi mette molta tristezza, quindi c'è un senso veramente di incapacità. L'impotenza, però devo dire che opere di questo genere, al di là appunto della documentazione, eccetera, credo che possano davvero essere importanti anche per smuovere ad un altro livello le nostre. Parlando di identità, l'idea che l'Inghilterra si così tagli completamente dalla storia mi sembra una cosa folle, no? Allora a quel punto perdi qualsiasi riferimento e da qui in poi non si sa veramente quello che succederà. Antistorico completamente, sì. Sisley, tu hai vissuto dagli anni 90 tutta una serie di processi, proprio riportando il discorso su dei contesti più storici, più politici, e l'hai vissuto anche a livello personale, perché sei arrivato qui in Italia dal Kosovo a metà degli anni 90, giusto? Ecco, tu hai vissuto da metà degli anni 90 sino ad oggi tutta una serie di processi legati a queste tematiche, alle questioni delle migrazioni, alle questioni... Cosa vedi che sia cambiato, cosa, cioè, una tua opinione? Guarda, perché certe volte in inglese si dice talk is cheap, intendo che qualche volta le parole non bastano. Io personalmente la cosa che mi fa, diciamo, mi preoccupa come un individuo, come una persona che c'è una sensibilità, c'è le due bambine, la indifferenza, egoismo, in cui una, diciamo, di dimenticare la storia del popolo, dello stessi genitori nostri che sono stati comunque lo stessi che hanno prodotto la maggiore migrazione di 40 anni fa, 50 anni fa. Cioè, noi siamo scordati della storia e facciamo finta che avendoci un iPhone o avendoci un qualcosa di piccolo, ecco, questo è il nostro mondo. Secondo me è cambiato molto, soprattutto dove politici di oggi non hanno una visione assolutamente del prossimo, sono prima hanno una incapacità incredibile, sono lì che manipolano tra le parole e cercano di lavorare, giocare sulla paura, perché l'altro sempre più pericoloso, l'altro che deve tu fare attenzione, allora questa poi di chiuderti te stesso, che poi la gente semplice non ha le colpe. Io prendo un esempio. A Firenze, una metafora, c'è una panchina dove c'è un anziano, tipo 90 anni, che si siede in una panchina che prende un po' di aria, perché sta lì, si rilassa.
dopo il pranzo, comunque all'una, dopo le due, l'una e mezzo, arriva un egiziano, tipo 45 anni, esce dalla cucina e anche lui si siede nella stessa panchina. Lui la guarda, l'anziano, e gli dice: buongiorno. Questo anziano la guarda con sospetto, perché mi saluta? Cioè, io non lo conosco questo. Allora, questa panchina della condivisione diventa un attrito, una frizione, perché l'anziano non conosce e non la può salutare, perché lui dice: ma chi è questo? E nella cultura di questo egiziano, comunque sia, nelle culture del, diciamo, Nord Africa, anziani, comunque sia, anche se non li conosci, li saluti. Cioè, questa panchina invece di condividere, cioè di una area di... questa è la bellezza del visione, qualsiasi momento c'è lì, crea qualcosa che ti pensa, pensi che cosa è questa cosa. Perché nasce questa frizione? Con giustificazione, anche si può giustificare anche questo anziano seduto e soprattutto anche l'altro che arriva lì. Allora, indifferenza, poi la questione che io penso che dobbiamo fare, di fare molto attenzione soprattutto sulla questione di misericordia, di non utilizzare molto, ma più come lato di solidarietà, che è molto importante. Cioè, le persone che arrivano in Italia e che cercano sognare, vengono di sicuro perché sopravvivere, perché nessuno scappa perché sta bene, nessuno. C'è un motivo. E allora già da questo presupposto, noi, avendoci una grande qualità da 50 anni in poi, avendoci tante informazioni, ora si riduce la capacità più del pensiero, perché ormai informazioni non più ci informano, anzi ci fanno più ridicoli sulla questione, è comunque una grande cosa. C'è una cosa che dobbiamo guardare con molta attenzione. Io penso che la solidarietà soprattutto deve essere come un atto che l'Europa si è fatta comunque per essere tra noi, ma non solamente un'Europa economica, perché questa economia, questa cosa che è importante, ma noi dobbiamo smettere di pensare dell'economia, che è una cosa che ci unisce. Persone devono vivere con dignità. Se noi non siamo in grado di offrire a loro un rispetto, a me non mi interessa dell'economia. Ecco, per me questo è un fatto che lo trovo micidiale. Se oggi in Europa siamo orgogliosi di tante qualità, bellezze, non siamo in grado di dimostrare che siamo proprio presenti e di accogliere l'altro. Ecco, io credo la questione pericolosa più importante che hanno comunque responsabilità storica sono i politici egoisti dei tempi, che non sono in grado di confrontare la mutazione del tempo di oggi, dell'esigenza dei giovani soprattutto, di creare la spazio per la curiosità, e deve partire però da educazione, e allora da lì si può magari sperare, ma questa è una domanda, una lunga conversazione. La mescolanza, no, delle identità. Questo, ti ricordi quando ci siamo incontrati 2 settimane fa qui, dopo 5 minuti che parlavamo avevamo individuato 2 parole che non si dovrebbero, che dovrebbero essere non pronunciate, no? Non pronunciate. Ti ricordi le 2 parole? Certo, una e la 2. Emergenza. L'emergenza. E il secondo mi sono scordato. L'emergenza e l'altra cos'era? No, non era messo. No, integrazione. 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 Ah, ok. Perché sono 2 parole, emergenza, no? Finché si tratta il problema come un'emergenza, non è più un'emergenza, questo è uno stato delle cose. E la stessa cosa integrazione, no? Integrare qualcuno vuol dire non muoversi mai da quel punto, no? Cioè, a New York non esiste l'integrazione, ognuno e la propria identità se la porta presso, poi c'è una mescolanza delle varie identità. E parlare di integrazione non vuol dire già una separazione totale, no? Vuol dire già: tu sei lì, io sono qui, non mi muovo e tu devi entrare nel mio, se ti faccio entrare nel mio territorio, no?
E l'altra è la parola emergenza, che è una parola, ormai cos'è questa emergenza, dura da 20 anni. Lampedusa è un'isola dove in questi ultimi 20 anni sono passate 400.000 persone, e soltanto un anno fa l'Europa si è accorta di un flusso di persone che si stanno muovendo. E la buona notizia è che nessuno potrà mai fermare queste persone, nessun muro e nessun... è quello che però fa paura in questo momento, sono i muri mentali che si stanno creando. Questa è la cosa veramente che fa paura. Assolutamente. E due immagini di entrambi. Se dovesse appunto finire un film o finire una mostra. In questo caso appunto abbiamo il tuo film e abbiamo un'opera di cui poi volevo parlare con Sisley, che è l'ultima opera che ha fatto apposta per questa mostra, che è un'opera straordinaria di grandissima forza, ma ne parleremo tra un attimo. Un'immagine. Dovrebbe rimanere perenne qui sulla, perché è bellissimo, parli della... Sì, è bellissima, non dovrebbe rimanere lì per sempre. sì, no, infatti. Perché lo spazio è così presente, no? Nasce da quello spazio e sembra essere stata sempre lì, no? Su questo muro. È una forza veramente incredibile quella. E però quell'uso dello spazio. Ci sono all'interno appunto un'immagine forte, ma anche drammatica, nel senso finire la mostra in questo modo ha un significato, un messaggio. Come finire? Da quest'opera qui, che perché l'hai fatta, che significato ha per te? Guarda, io posso solo dirti che quando sono arrivato a Maxi per visitare lo spazio, che ci sono state proposte sia a livello 1 sia 2, e la prima questione che si poneva di sicuro di questo straordinario museo che già ci manca ora, che però ha lasciato un segno molto forte dentro al museo, come diversi architetti che cercano sempre non essere neutrali, che io lo vedo una sfida comunque del prossimo museo del mondo, perché poi se tu vuoi fare l'arte oppure fai dentro qualcosa, e però anche architetto è un artista, cerca in qualche maniera, è difficile, è complesso la questione, però io non ho problemi, non ho paura dei spazi, mi diverto, l'ho trovato molto divertente. Però prima questione che io mi sono posto subito a la libertà dello spazio in sé. E posso solo dirti che dopo, appena l'ho visto, ho chiamato Curalai e Lorenzo e ho detto andiamo su ancora. Dopo 15 minuti, 20 minuti, l'ho proposto a loro, solo a loro, prima che portavo a Maxi, portavo progetto, perché volevo un po' digerire. 15 minuti ho proposto questo lavoro che si chiama 15 centimetri di alta marea. Il titolo, mi si voleva 2 mesi lavorare sul titolo, perché per me il titolo è qualcosa, è uguale come l'opera stessa, perché per me deve riflettere che anche nella identità, autonomia dell'opera è sempre una sfida. Ma questo dopo 15-20 minuti. Allora, che cosa questa opera? Per me è più un ritmo, ma è una domanda che pone se chi è in prigione, ma sono io in prigione o l'altro che tu non la vedi. La questione anche che volevo questi gesti di mani, che sono per me importante, però non è lavoro sulle mani. È lavoro molto più complesso, perché parla proprio della questa ingiustizia, si può dire, sociale, che c'è nel mondo, e soprattutto della questa libertà mancanza che c'è. E poi quando si pensa di tante questioni che sono, però io non voglio codificare l'opera, ma lo volevo più lasciare aperto sulle interpretazioni, perché non è giusto. E poi una cosa che lascio, che
ognuno di qualcuno che può interpretare come, qualcuno la può vedere anche come una musica, perché è un ritmo, c'è cioè una cosa musicale silenziosa, sì, c'è un ritmo, come sì, come la vita, ma certo lì c'è una un'invisibile persona che non ti sta vicino, non sta. E per me è importante in quest'opera, quando ho pensato che sia non è solamente diciamo la visualizzazione intellettuale, ma volevo che sia questa visualizzazione poetica, e volevo che spazio scompariva, perché per me l'opera deve determinare lo spazio e non lo spazio che a te ti costringe. Allora a tal punto, sfidando me stesso con lo spazio, ho capito subito che ogni opera, che sia piccola come un stuzzicadente di terracotta o qualcos'altro, allora lì deve riempire con l'attività. In tal caso, questo lavoro, sono felice perché l'altro giorno Stefano mi dice: finalmente abbiamo dritto la ho muro. Ho messo dritto la parete. Parete, sì, è dritto, è 15 centimetri di alta marea, sì. Ragioni in più per lasciarla sempre lì. Assolutamente, certo. Allora, io ringrazio moltissimo i nostri due ospiti, ma ovviamente se ci sono delle domande dal pubblico, credo che abbiamo ancora qualche minuto per... Grazie. Innanzitutto volevo fare una domanda a Rosy. Nel film, lei, come giustamente anche detto, si costruisce man mano. A me una cosa che ha colpito è che, a parte l'integrazione che di questo luogo che è dovuto dal mare che unisce le persone, sia quelle che arrivano che quelle che vivono, mi ha colpito che non esiste un'altra Lampedusa. E che è soltanto quella parte di Lampedusa, e volevo capire se questa era stata proprio una scelta per far sì che l'attenzione rimanesse su quel tema, oppure perché non esiste un'altra Lampedusa. Beh, esistono tante Lampeduse. Se avessi girato il film d'estate sarebbe stato un film completamente diverso, quindi uno sceglie un punto di vista, sceglie, sono delle sensazioni che uno ha, e quindi è un film assolutamente molto personale. Io penso che sono stati fatti migliaia di film a Lampedusa, ogni film è diverso perché ogni punto di vista è diverso, quindi è un film molto personale, e quello che io ho sentito in un anno e mezzo che ho vissuto nell'isola è quello che io ho percepito, è una mia esperienza, è un film molto personale. Io dico che è un documentario perché parte dalla realtà, però è anche un film della trasformazione della realtà. Secondo me è molto importante che il film crei degli spazi molto ampi di interpretazione nel pubblico, e questo l'ho sempre fatto in tutti i miei film, dove io penso che ormai viviamo in un mondo dove non c'è più bisogno di informazioni, e quindi è importante che anche attraverso il documentario si crei un linguaggio più ampio, e non voglio usare la parola poetico, però dove uno possa interpretare anche in maniera diversa e lasciare sempre il pubblico uno spazio. A me piace chiudere la porta sempre di più e non spalancarla e non raccontare tutto, quindi la sfida nella narrazione secondo me è sempre nel sottrarre informazioni e nel far sì che si creino degli spazi anche di interpretazione, però è importante che ci siano delle emozioni forti e vere su quello che è e su quello che è poi la verità anche dei personaggi e dell'isola. Quindi anche la storia del bambino è una storia assolutamente reale, però il bambino ti porta costantemente in un'altra dimensione, no? ti crea una sospensione, ti rimanda a qualcosa che succede oltre all'isola, quindi diventa poi un pensiero, è una metafora anche involontaria. Io mentre lo filmavo scoprivo delle cose che mi portavano altrove, e questo era semplicemente un incontro meraviglioso con la realtà che si rafforza e si trasforma in qualcos'altro. Non c'è mai stata una indicazione. Quando c'era il cerotto che lui mette, lo scotch che mette attorno alla palla, mentre giravo
vedevo così la nostra, noi adulti, no? Che facciamo un danno, poi lo rattoppiamo, lo rappezziamo e poi passiamo oltre l'invenzione dell'esercito, la guerra. Insomma, quindi il film, il montaggio è costruito come un punto d'arrivo verso la tragedia, quindi è stata tutta una costruzione per arrivare a mostrare quell'immagine drammatica e per poterne uscire. Quindi il film è stato proprio costruito con quell'intenzione, perché chiaramente se non avessi avuto quell'immagine sarebbe stato un altro film, però insomma è un film, è un punto di vista molto personale il film. E che esperienza ha lasciato un anno e mezzo di Lampedusa? Beh, è un'esperienza appunto di una di vita che incredibile, segno, di personaggi, di persone che ho incontrato meravigliose. L'incontro col medico è stato un incontro fondamentale per me, col bambino. Sono emozioni che mi porto costantemente dentro e purtroppo anche aver filmato un'immagine così drammatica, quella per me è stato un cambiamento e una rottura totale. Una volta che ho filmato quella scena non sono più riuscito a girare un fotogramma nel film, per me lì si è come concluso un percorso e poi ho iniziato a montare il film e nel montaggio, quando ho deciso di mettere quell'immagine, tutto il film è stato costruito, ho tolto un anno e mezzo di girato, il film è stato costruito proprio nelle emozioni di poter arrivare a quel momento lì senza che fosse pornografico, senza che fosse, ma che come se fosse appunto una denuncia, è un grido di aiuto e creare una consapevolezza. Grazie. Niente, allora vi ringrazio moltissimo per questo veramente fantastico incontro. E spero di continuare questi dialoghi e spero anche che il vostro incontro possa creare altre occasioni di confronto. Ci vediamo grazie. Presto. Grazie.